Da pochi mesi a questa parte, l'Europa sta affrontando una delle sfide più importanti di sempre, quella contro il Covid-19. Dopo una prima fase di distinguo, le istituzioni europee sono unite per affrontare questa situazione straordinaria. Come uscirà l'Europa da questo periodo? Dopo delle incertezze e delle divisioni fra i Paesi membri, dovute anche al fatto che la crisi del coronavirus era imprevista e imprevedibile, si potrebbe dire, per usare una battuta, che l'Europa c'è, nel senso che l'Unione Europea ha reagito anche con una certa rapidità di fronte all'emergenza. Nel giro di un mese, fra la fine di marzo e gli inizi di maggio, l'Unione Europea ha messo in piedi una serie di meccanismi e di strumenti molto forti per far fronte all'emergenza, meccanismi di aiuto agli Stati membri, meccanismi anche di collaborazione anche dal punto di vista sanitario. E quindi, nonostante una certa campagna di stampa, noi possiamo dire, per usare una battuta, che l'Europa di fronte alla crisi sanitaria c'è. Detto questo, l'Europa è in grado di far fronte all'emergenza sanitaria, ma dopo questa emergenza, dopo questa crisi, l'Europa dovrà affrontare una serie di problematiche di carattere sociale, di carattere economico, di carattere culturale, e forse l'Unione Europea non è attrezzata per dare una risposta a lungo termine. Per questo serve, come diceva la dichiarazione Schuman del 1950, l'idea di vivere in una comunità. Comunità non è soltanto un fatto istituzionale, non è un fatto soltanto di diritto, ma è anche un fatto etico, morale e di solidarietà. E quindi festeggiare insieme la dichiarazione Schuman del 1950 significa recuperare quella capacità di essere solidali, ciascuno nei confronti degli altri e tutti insieme, che sono necessari per far fronte a quello che succederà dopo l'emergenza sanitaria. Quali potrebbero essere le ricadute sugli equilibri di potere in Europa? Affrontare il dopo emergenza significa anche riprendere il cammino di un dibattito sul futuro dell'Europa. Proprio il 9 maggio sarebbe dovuta partire la conferenza europea sul futuro dell'Europa. A causa della crisi, questa conferenza è rinviata probabilmente in autunno, ma non soltanto a causa di questa crisi, ma anche a causa del fatto che i governi non sono ancora pronti fra di loro per affrontare questo dibattito, che è un dibattito politicamente complesso, politicamente difficile, di fronte al quale serve più coesione e più visione comune da parte dei governi. Come Movimento Europeo, ma con tutte le organizzazioni membre del Movimento Europeo, a cominciare dalle ACLI, noi abbiamo avviato un percorso fin dall'anno scorso di coinvolgimento della società civile, delle cittadine e dei cittadini, perché noi pensiamo che questa conferenza non può essere soltanto il punto d'incontro delle istituzioni, cioè della democrazia rappresentativa, ma deve essere anche il luogo della democrazia partecipativa. E ci prepareremo nel prossimo autunno a insistere perché questa conferenza non sia soltanto un luogo di dibattito, ma sia anche un luogo nel quale è possibile prendere delle decisioni per creare le condizioni di un'Unione Europea più solidale, più democratica e, come si dice da un po' di tempo, più resiliente. All'interno di questa conferenza noi auspichiamo e sosteniamo con forza che il Parlamento Europeo assuma un ruolo di leadership, noi auspichiamo che il Parlamento Europeo assuma in qualche modo un ruolo costituente, perché se vogliamo costruire una democrazia europea dobbiamo costruirla con un metodo democratico. E l'unico metodo democratico è quello appunto di affidare a un organo, un'assemblea che rappresenta i cittadini che l'hanno eletto, il compito di avviare questo percorso costituente.